Una bella libreria in stile arte povera, perfetta per una casa contemporanea. Vi farò vedere come colorare, ma soprattutto uno stencil fatto in rilievo, tono su tono. Parto staccando le ante. Tolgo i pomelli. Questo stencil, che si chiama Geometric Vintage, è perfetto anche per essere utilizzato tante volte. Nastro carta. Pasta materia e cream, utilizzo questa meravigliosa paletta, è un'esclusiva Magic Paint, che ne vedi in mezzo tra una palettina e una spatolina per belle arti. Tac, fallo. Ecco qua, tolgo le mensole e inizio con il retro. Continuo così su tutta la superficie. Il mio stencil materico è completamente asciutto. Quindi ora io parto e utilizzo Clear Sand. Negli angolari e nella parte in cui c'è lo stencil andrò con il pennello. Sulle parti lisce andrò con il rullo. Seconda mano, come prima, pennello e poi rullo. Ora proteggiamo e poi mettiamo i pomelli, la ciliegina sulla torta. Al prossimo restyling. Ciao!